Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è a Tunisi con il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e quello del Lavoro, Marina Elvira Calderone. Scopo della missione è confrontarsi con i partner nella regione per scongiurare la destabilizzazione dell'intero Medio Oriente e un allargamento del conflitto, con l'obiettivo di creare tra Israele e Palestina una pace duratura e avere due popoli e due stati. L'Italia è fortemente impegnata per convincere tutte le parti in causa a raggiungere questo obiettivo. Intanto però salviamo gli ostaggi, facciamo arrivare aiuti umanitari alla popolazione che sta lungo la striscia di Gaza, fermo restando che Israele ha il diritto a difendersi, e noi lavoriamo sempre comunque per la pace con un grande impegno dell'Italia che tornerà ad essere protagonista nell'area del Mediterraneo. Tajani ha commentato anche la questione dell'accordo tra Egitto e Israele per l'apertura al più presto del valico di Rafah al fine di far transitare i convogli con gli aiuti umanitari ed evacuare la popolazione in pericolo, compresi alcuni italiani. Vediamo un po' quali saranno i tempi, serve un accordo tra israeliani ed egiziani per far arrivare gli aiuti umanitari, so che ci sono problemi organizzativi, io mi auguro che tutti quanti insieme si possa lavorare per far uscire anche i nostri 12-15 italiani che sono nella striscia di Gaza, potrebbero passare tramite il valico di Rafah insieme ad altri occidentali e far contemporaneamente arrivare alla popolazione civile gli aiuti umanitari. A Tunisi l'incontro tra il vice premier e i ministri Lollobrigida e Calderoni con le autorità locali, a partire dal presidente della Repubblica Tunisina, Kais Saied, oltre alla partecipazione alla chiusura dei lavori di una missione di attori istituzionali e imprenditori italiani nel paese per incontrare le controparti tunisine nei settori dell'agroindustria e della sicurezza agroalimentare.